Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano, il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo in questa 23esima domenica del tempo ordinario. Domenica scorsa Gesù ci richiamava, possiamo dire, un po' all'ordine, ci diceva di metterci dietro di Lui, al nostro posto, che è il posto del discepolo e non è il posto di Dio. E in un certo qual modo oggi, ancora una volta, la Sua parola ci viene in aiuto. Ecco, il brano del Vangelo che abbiamo proclamato in questa domenica, che proclamiamo in questa domenica, ci dà uno spaccato di quello che è la vita della comunità. Siamo dinanzi a delle persone che probabilmente hanno errato, che hanno peccato, e c'è il ruolo della comunità, del fratello, che deve andare in aiuto a chi ha commesso un errore. Forse per poter comprendere bene, no, il ruolo della comunità in seno, possiamo dire, ad una persona che si trova in una situazione di difficoltà, bisogna comprendere anche che cos'è il peccato. Oggi siamo in un contesto in cui il peccato viene minimalizzato, o meglio ancora, si è perso forse il senso del peccato. E allora dovremmo comprendere realmente che cos'è il peccato. Il peccato, possiamo dire, è un'offesa a noi stessi, è la non umanità, è, possiamo dire, la distonia da ciò che siamo realmente, cioè è qualcosa che va a limitare la nostra persona. Nella concezione oggi di peccato pensiamo che sia tale solo qualcosa di grave, qualcosa che abbia anche un risalto, un audience, no? Che faccia audience, ma il peccato è tutto ciò che ci allontana anche da noi stessi. Quando noi commettiamo una mancanza, non la facciamo soltanto nei confronti di Dio, non è un'offesa a Dio. Il peccato è un'offesa a noi stessi, perché non fa altro che limitare la nostra dignità, non fa altro che limitare la nostra libertà. Ecco allora che deve venire in aiuto la comunità, e vediamo questo brano in cui il Signore dice: se uno ha mancato, chiama l'amico, chiamalo in disparte, chiama il fratello, correggilo, e se non ti ascolta, chiamalo dinanzi a due, e se nemmeno ascolta te e gli altri, sia allontanato, richiamalo davanti alla comunità. Se la comunità non ascolta nemmeno la comunità, sia come un pagano. Dove per pagano dobbiamo intendere non che sia allontanato dalla comunità, non che sia messo, possiamo dire, al bando, ma il pagano è colui che deve ricevere ancora di nuovo l'evangelizzazione. Quindi, ritenuto come un pagano, possiamo dire, l'immagine di colui che deve essere rievangelizzato. Ecco allora, non allontanato, ma rievangelizzato, permettendogli di ricomprendere realmente che cos'è il messaggio del Vangelo. Allora, in questa domenica il Signore ci chiede di allontanarci da due cose che accompagnano forse a volte le nostre comunità. In primis, da una parte abbiamo alcuni che non si curano degli altri, dei fratelli, ma si è commesso questo, problemi suoi. No? Capita
nella nostra vita di ogni giorno di ritrovarci in queste situazioni, perché ognuno di noi vive nel proprio egoismo, non si cura dell'altro, non guarda all'altro. E quindi questo è un rischio, è un errore. Dall'altra parte invece ci ritroviamo di fronte a chi pensa di essere detentori, no, della morale assoluta, e pensa di poter puntare il dito nei confronti degli altri, giudicare e forse anche sparlare dell'altro, dei suoi errori. Tutto questo è condannato dal Signore, perché noi non siamo chiamati né a giudicare gli altri, né a condannare l'altro, né possiamo dire a vivere nel nostro egoismo, ma siamo chiamati invece, nella logica del Vangelo, a prendere a cuore il bene dell'altro. Allora chiediamo a Dio la grazia in questa domenica di prendere a cuore il bene dell'altro nella vita di ogni giorno. Buona domenica.